Gentilissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della trasmissione De Maria Nunc Ansatis, giunta alla 14ª puntata, la terza riguardante il quarto dogma mariano che stiamo meditando e approfondendo insieme, che è quello dell'Assunzione. Nella puntata precedente abbiamo continuato la lettura commentata della bolla Munificentissimus Deus, affrontando e quindi sviscerando il pensiero dei padri della Chiesa, soprattutto del grande San Giovanni Damasceno e dei teologi successivi, in particolare i grandi teologi scolastici medievali, Sant'Alberto Magno, San Tommaso e San Bonaventura. Ecco, rimanendo, ci dà da adesso completare questo iter teologico e per giungere poi alla formulazione dogmatica di Papa Pio XII. La bolla continua con una rassegna, ecco, degli autori rilevanti del XV secolo, altro epoca aurea, diciamo, della tarda scolastica, e poi passando in rassegna anche il pensiero di alcuni autori e dottori più recenti, tra cui vedremo citati San Francesco di Sales, Sant'Alfonso Maria de Liguori, San Pietro Canisio, insomma grossi colossi del pensiero teologico, soprattutto qui italiano, più, diciamo, moderno. E poi vedremo che Pio XII fa riferimento alla Sacra Scrittura, e quindi prima di passare alla definizione dogmatica vedremo anche i brani della Sacra Scrittura a cui fa almeno implicito riferimento il dogma dell'Assunzione. Bene, questa è un po' la piattaforma, diciamo, il rullino di marcia, ecco, di quello che ci resta da fare. Cominciamo subito riprendendo e proseguendo la lettura della bolla dal paragrafo che appunto parla degli scrittori scolastici del XV secolo. Nella tarda scolastica, ossia nel secolo XV, San Bernardino da Siena, riassumendo e di nuovo trattando con diligenza ciò che i teologi del Medioevo avevano detto e discusso a tal proposito, non si restrinse a riportare le principali considerazioni già proposte da dottori precedenti, ma ne aggiunse altre. La somiglianza, cioè, della Divina Madre col Figlio Divino, quanto alla nobiltà e dignità dell'anima e del corpo, per cui non si può pensare che la celeste regina sia separata dal Re dei Cieli, esige apertamente che Maria non debba essere se non dove è Cristo. Inoltre è ragionevole e conveniente che si trovino già glorificati in cielo l'anima e il corpo, come dell'uomo, così anche della donna. Infine, il fatto che la Chiesa non ha mai cercato e proposto alla venerazione dei fedeli le reliquie corporee della Beata Vergine fornisce un argomento che si può dire quasi una riprova sensibile. Ecco, ci fermiamo su questo grandissimo santo, San Bernardino da Siena, tra l'altro il cui corpo era sepolto, credo che ce lo abbiano riportato tuttora, all'Aquila, in una bellissima chiesa, purtroppo anch'essa travolta, ecco, dai tragici eventi del terremoto. San Bernardino da Siena era devotissimo del Santo Nome di Gesù, lo predicava dovunque, francescano, ma era anche, come vediamo qui, devotissimo della Madonna. Sono molto interessanti questi argomenti che propone, che sono argomenti nuovi, quindi ulteriori motivazioni che supportano, ecco, la, chiamiamola così, la convenienza dell'assunzione di Maria Santissima al cielo in corpo e anima. Quindi, dice, la somiglianza della Divina Madre col Figlio Divino, quanto alla nobiltà e dignità dell'anima e del corpo, cioè la Maria assomiglia in tutto a Gesù, ne è, potremmo dire, la copia vivente, anche quanto alle fattezze fisiche, cioè ciò che Gesù è di natura, questo era un antico adagio dei teologi mariani o dei mariologi, la Madonna lo è per grazia.
Certo, la distanza che c'è tra Gesù Cristo e la Madonna è infinita, d'accordo? Perché Gesù Cristo è il figlio di Dio fatto uomo, quindi è Dio, quindi ha un grado di essere infinitamente superiore a quello che è la Madonna, in quanto la Madonna è pura creatura. Quindi questa è la prima cosa sempre da ricordare. Ma ciò detto, quindi ciò detto e premesso come parte preliminare e integrante di quanto segue, la somiglianza di Maria Santissima con Gesù è immensa. D'accordo? Sono quasi due gocce d'acqua. Ed è bellissima, tale somiglianza esige che Maria non debba essere se non dov'è il Cristo. Cioè, bellissima questa cosa qui, anche le implicanze teologiche e spirituali. Non ci può essere separazione tra Cristo e Maria. E quando Gesù stava facendo la vita pubblica, erano separate le umanità di Cristo e della Madonna, non stavano sempre insieme, ma loro, i loro cuori e le loro anime erano come dire, incessantemente fuse. Durante la passione, certamente Maria non ha assistito a ogni particolare della passione, l'ha seguita, diciamo, con molta attenzione, e certamente in alcuni momenti è stata proprio sensibilmente e fisicamente vicino al figlio, ma stiamo tranquilli che l'ha vissuta tutta per filo e per segno dentro il suo cuore, senza nessun dubbio. E anche dopo l'ascensione di Gesù, certamente il cuore di Maria stava in cielo e il cuore, e attraverso sicuramente almeno l'Eucaristia, anche il corpo del figlio stava a fianco e dentro sua madre. Ecco, ma c'è questa inseparabilità che è anche vera da un punto di vista spirituale, cioè. Dire ma questo è troppo devoto alla Madonna e poi si scorda di Gesù Cristo. Se uno tiene presente bene questo principio, cioè uno che incontra veramente la Madonna e che pensa veramente alla Madonna, non a una caricatura della Madonna, no? A una falsa devozione mariana, è impossibile che non incontri il nostro Signore Gesù Cristo. Perché cioè è più facile separare, scindere un animo, quindi scindere un atomo, scusate, fare una bomba atomica, che è una cosa molto difficile, piuttosto che separare Maria da Gesù. Impossibile. Quindi, impossibile. Poi, questa è la prima cosa, cioè sono talmente somiglianti, talmente simili quanto alla dignità dell'anima e del corpo, che non possono stare separati. Non è possibile. Le separazioni potevano essere soltanto temporanee e mai piene, d'accordo? Ma la sorte di Gesù e di Maria è di stare insieme, l'uno accanto all'altro. Dove l'uno è l'altra, dove l'altra è l'uno, d'accordo? Ecco, per esempio, in qualche apparizione mariana, la Madonna ha detto: io sono dovunque si celebra la messa. Ah, non c'è nessunissimo dubbio, c'è cioè, un prete che sale a celebrare la messa. Cioè può essere proprio sicurissimo che lì a fianco all'altare trova la Madonna. E chi va a messa può stare proprio tranquillissimo, d'accordo? Che trova la Madonna. E attenzione però, vale pure il contrario secondo me. Chi dice il rosario può stare tranquillo che dentro il rosario trova Gesù Cristo, d'accordo? Non trova, come dire, la devozioncella, come qualcuno dispregiativamente pensano, la devozioncella da vecchiette un po' analfabete, illetterate, che biascicano il nome della Madonna, invece bisognerebbe essere molto più attenti a Gesù Cristo, no? Ecco, come a volte insomma, si sente dire con molta grossolanità in certi ambienti, a volte anche con la buona intenzione, per carità, di dare gloria a Cristo, insomma, ma le buone intenzioni non bastano, bisogna vedere se anche i modi con cui si cerca questa gloria, i mezzi sono opportuni. Questo certamente contrapporre o addirittura separare o anteporre cose di questo genere è del tutto fuori luogo. Dove l'uno è l'altra e dove l'altra è l'uno. Poi c'è il secondo argomento, bellissimo anche questo, no? In cielo Gesù portò l'umanità glorificata, ma l'umanità di un maschio. Cioè, un maschio, un uomo. D'accordo, se uno non vuole fare riferimenti sessuati, anche se Gesù e Maria sono esseri, attenzione, sessuati, sono vergini e castissimi, ma sono maschio e femmina. Cioè, la coppia Gesù e Maria, questo è un altro argomento teologico molto forte, è la nuova creazione della coppia Adamo-Eva.
Cioè, la creazione dell'umanità, ecco perché per noi cattolici è così importante, come dire, il dimorfismo, la differenziazione e anche la complementarietà fondata sul piano creativo di Dio tra uomo e donna. Ecco perché esiste soltanto la famiglia fondata tra un uomo e una donna. Non è una posizione di principio o che voglia essere discriminatoria, è un prendere atto del disegno creativo di Dio pienamente confermato nell'opera della redenzione che vede schierati a fianco Gesù e Maria come nuovo Adamo e nuova Eva. E non solo come madre e figlio, perché basta leggere i commenti al Cantico dei Cantici del padre e dei padri della Chiesa e dicono quel libro che ad una visione insomma spaventa un po', perché quello è il linguaggio, una lettera d'amore di due innamorati, con linguaggi in certi passaggi anche abbastanza forti. Se lo vado a leggere, insomma, se vuole andarlo a vedere, qualcuno era scandalizzato, dicevo, questo lo togliamo dal canone, lo togliamo dal canone. Questo descrive i rapporti di amore tra Gesù e Maria in primis, poi tra Cristo e la Chiesa in secundis, che sono, come dire, fondati, analogati come analogato un princeps su quelli tra lui e la madre, e poi anche quello tra Cristo e la singola anima che si apre veramente al suo amore e corrisponde al suo amore. D'accordo? Quindi, allora, se sta in cielo il corpo umano maschile glorificato, doveva stare in cielo pure il corpo umano femminile glorificato. E quindi, è da subito. Perché esente ed immune da colpa d'origine. E quindi era conveniente che il corpo glorificato di Maria Santissima fosse in cielo a fianco a quello del figlio, dove anche nella bellezza, perché la bellezza del corpo maschile e del corpo femminile, noi purtroppo siamo segnati dalla colpa d'origine, quindi non siamo in grado sempre di pensare in maniera purtroppo non impura, non in qualche modo sporcata, non diciamo alla bellezza della creazione, ma se uno ci pensa, il corpo umano l'ha creato nostro Signore, d'accordo? Quindi la distinta e differente bellezza del corpo maschile, il corpo maschile generalmente è statuario, quindi con espressione della virilità, pensiamo anche alle grandi statue che sono fatte, no? Quindi alto, con i muscoli ben definiti, proprio l'espressione della virilità. E invece la distinta espressione della femminilità, che ha un'altra modalità di bellezza, non appunto la virilità, ma la femminilità, che è un'altra cosa. E capite, conseguenze anche di questi principi, che è stata sempre cura e lo dovrebbe essere anche adesso, e qui credo insomma che anche le correnti psicologiche, come dire, buone, non mi viene altro termine, non possono non convenire, cioè un compito educativo fondamentale anche della fede, insegnare agli uomini ad essere uomini, alle donne ad essere donne, cioè a valorizzare la bellezza che portiamo dentro di noi in quanto creature maschio e femmine, che sono differentemente belle e complementariamente belle, capite? Io lo capisco che dentro il nostro contesto culturale tanti discorsi possono fare difficoltà, no? Però occorre sempre cercare di porsi dinanzi ai problemi in maniera più distaccata e più oggettiva possibile, quindi pensarli anche in un certo modo. Capite? Infine, terzo argomento, anche questo sembrerebbe non importante, ma insomma, voi sapete che specialmente in certi periodi della storia della Chiesa c'è stato un grande culto alle reliquie, soprattutto dei martiri, ma anche dei santi. D'accordo? Reliquie anche molto grandi, io nella mia chiesetta, nella cappella delle reliquie, ho delle tipie, insomma, grosse, cioè grosse, non era la reliquietta, il frammentino di osso dentro la piccola teca. Cioè, ho certe reliquie di primo grado che bisogna stare pure, cioè, sono proprio le ossa, d'accordo? Quindi la venerazione delle reliquie è stata sempre una sana tradizione della Chiesa, certo, suscettibile purtroppo, come tutte le cose,
di dar luogo ad abusi e travisamenti, questo è stato per le reliquie, per il culto della Madonna, per il culto dei santi, perché purtroppo, ecco, fatta la legge è trovata sempre l'imbroglio, insomma, no? Perché purtroppo il diavolo, il culto delle immagini, pensate al marasma che successe nel primo millennio con l'iconoclastia, ci fu il concilio di Nicea II, che dovete dire, ma per carità, le immagini si possono venerare, ma senza farne un totem, senza farne un idolo, perché si venerano non per se stessi, ma perché rappresentano Gesù e Maria, che è la logica dell'incarnazione, no? Quindi, certo che è sempre possibile esagerare, ma il culto delle reliquie di per se stesso è una cosa santa, d'accordo? Perché nel martire è presente Cristo, d'accordo? Quindi, ecco. E come mai che non ci stanno le reliquie del corpo della Madonna? Di chi è che ha mai visto una reliquia con ex ossibus Beate Maria Virginis? Nessuno? Come mai c'è qualche reliquia con i frammenti di abiti della Madonna? Io ho visto con gli occhi miei reliquie del velo, di frammentini piccoli del velo della Madonna, ma non corporei. Come mai? Quindi San Bernardo, che scrive in un periodo in cui grande era anche il culto alle reliquie, dice: se non ci stanno le reliquie, figuriamoci, no? Della Madonna, e figuriamoci se. Che significa? Significa che il corpo della Madonna non c'è, perché per averci una reliquia ci deve essere un cadavere, delle ossa da cui tu prendi un frammentino, lo confezioni in una teca, e questa è la reliquia di San Cosma, San Cosma e Damiano. La settimana scorsa è stata la festa dei santi Cosma e Damiano, i due grandi medici di cui siamo molto devoti qui da queste parti, e ci stanno le reliquie, insomma, no? Ecco, come di tanti altri santi e martiri, ce ne stanno una marea autenticate, no? Com'è che non ci stanno? Della Madonna. Quindi questi sono gli argomenti molto interessanti di San Bernardino. Oh, poi abbiamo un altro grande dottore, che è San Roberto Bellarmino, un po' più avanti, quindi siamo nel XVI secolo. Cosa scrive? Aderendo al consenso dei cristiani trasmesso nei secoli passati, San Roberto Bellarmino, qui sto di nuovo citando, esclama: e chi, prego, potrebbe credere che l'arca della santità, il domicilio del Verbo, il tempio dello Spirito Santo sia caduto? Abborrisce il mio animo dal solo pensare che quella carne verginale che generò Dio, lo partorì, l'alimentò, lo portò, o sia stata ridotta in cenere, o sia data in pasto ai vermi. Perdonatemi, cosa che dobbiamo rassegnarci, capite? Dobbiamo rassegnarci, ma la Chiesa ci ricorda ogni mercoledì delle ceneri: ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai, eh? E anche se questa frase oggi spesso viene sostituita dall'altra, parimenti legittima, che convertiti e credi al Vangelo, ciò che Dio disse ad Adamo è legge indiscussa, eh? Nessuno ha fatto eccezioni, eh? Nessuno, tranne due. Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai. O addirittura pasto ai vermi, eh? Ecco, perché quando non c'è la nostra bella bara, come dire, asettica, pressurizzata, sterilizzata, eccetera, eccetera, che te mettono sottoterra così come stai, come c'era un tempo, prima che si diventi ossa, si dà da mangiare un pochino di nostri fratellini minori, piccolini, vermi che si fanno un po' di abbuffate delle nostre carni, ahimè, senza anima. Questo, ecco, non è certamente un qualche cosa. Io invito, cioè vorrei, insomma, ecco, essere contattato via mail o tramite telefonata da chi è contento di questa prospettiva, insomma, cioè che un giorno questa nostra, chiunque ascolta queste cose è ancora vivo. Io che le sto dicendo sono ancora vivo, ma quindi se uno dovesse pensare, ma sai, un giorno c'è qualche vermicino che devo invitarlo a pranzo, dico: senti un po', ti mangi la mano sinistra, no? Gli amici tuoi li facciamo mangiare la mano destra. Insomma, chi è contento di questa prospettiva di dover tenere un banchetto, come dire, un banchetto a favore dei nostri fratellini minori, fatto dalle proprie carni, alzi la mano, insomma, no? Ecco, o chi, insomma, quello che è, insomma, questo nostro corpo, questa abitazione sulla terra, che si porta tante miserie, però, insomma, meglio un corpo tanto misero che un mucchietto di cenere, insomma, no? Anche se oggi è
qui mi scappa proprio la battuta ironica, mi scappa proprio, insomma, purtroppo mi è scappata. Mi sta per scappare, la dico, Anche se qualcuno oggi ci gode a diventare un mucchietto di cenere, nel senso che se fa bruciare subito, e così diventa cenere prima del tempo, insomma, con una cosa, insomma, che il Cardinal Müller, insomma, con la benedizione di Papa Francesco, insomma, prima di cessare dal mandato di prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede, ha scritto una bellissima istruzione, insomma, in merito alla cremazione, oggi così sempre più sciaguratamente diffusa anche tra i cattolici, dove si spiega che il fatto che a certe condizioni la Chiesa lo permetta, attenzione, a certe condizioni lo permetta, non significa né che lo raccomanda, né che lo benedice, né che ne auspica, come dire, la liberalizzazione in sostituzione all'inumazione, in quanto di per sé la pratica della cremazione, di per sé, a meno che non ci siano motivazioni legittime, non è proprio molto consona a quello in cui noi crediamo, insomma, no? Che il corpo diventi cenere a causa della mineralizzazione progressiva, e perché questo è la sorte che ci dà, è un discorso, che ce lo faccio diventare 24 ore dopo la morte, insomma, compiendo questo gesto, insomma, che poi da molti è stato spesso, non sempre, polemicamente vissuto come sfregio al dogma della risurrezione, è un altro conto, senza dimenticare che la pratica della cremazione era in uso presso i pagani, e che sono stati i cristiani a inventarsi i cimiteri. Basta vedere le catacombe romane, basta andare a Pompei, non da me, a Pompei, dove ci sono gli scavi antichi, dove ci sono i cimiteri romani, dove c'erano non le lapidi, ma c'erano i contenitori per le urne cinerarie, perché i pagani, ordinariamente, terminata la vita, si facevano bruciare. Perfettamente logico e consono ad un pagano, no? Ecco, quindi San Roberto Bellarmino dice queste cose che ci fanno repulsione, e quindi siccome ci fanno repulsione, capite, quando deve succedere una cosa brutta, qual è il primo pensiero dell'essere umano? Beh, tanto deve succedere, più tardi succede meglio è, no? Quindi se mi fa repulsione che diventa un mucchio di cenere, aspettiamo un po', tanto non c'è sta fretta di farmi diventare un mucchio di cenere, no? Giusto? Se mi fa tanto repulsione che devo morire, e vabbè, c'è sta tempo per morire, se non succede tra 2 minuti uno è pure più contento, no? Quindi sarebbe un po' così, no? Ecco, vabbè, comunque, torniamo alle cose serie e all'Assunzione della Madonna. Quindi San Roberto Bellarmino dice, ma ti pare che l'arca della santità, guardate le espressioni, ha il domicilio del Verbo? Guardate che Gesù Cristo ha abitato a casa della Madonna, ma non metaforica, non è che abitava a casa della Madonna perché abitava a Nazareth. Chi lo sa se qualcuno sapesse la via, cioè, se le persone che amano gli piacciono anche sapere tutti quanti i particolari, no? Che via abitava Nazareth? C'era una via con civico, sicuro non so che c'erano gli ebrei, qualcosa ci stava. Ma Gesù ha abitato dentro la casa della Madonna, nel senso che c'è stato dentro, è stato per 9 mesi dentro il grembo di Maria Santissima. Cioè, che dico? C'è un grembo abitato dal figlio di Dio fatto uomo, insomma, ragazzi, cioè. E poi il Tempio dello Spirito Santo. Noi la evochiamo la Madonna come Tempio dello Spirito Santo, no? E la Madonna è chiamata la piena di grazia, capite? Cioè una grazia che non si è mai dileguata. San Paolo dice, attenzione che voi siete corpo siete Tempio dello Spirito Santo e non profanate il Tempio dello Spirito Santo. Fa questo discorso quando parla del gravissimo peccato di fornicazione, che è sempre un gravissimo peccato, anche se oggi non ci crede più quasi nessuno, ma lo è sempre gravissimo peccato di fornicazione, cioè la congiunzione carnale al di fuori del matrimonio. Dice, sta attento che se tu fai questo, profani il Tempio dello Spirito Santo, che è il tuo corpo. Se sono nostri corpi il Tempio dello Spirito Santo, fino a quando mantengono la grazia, figuriamoci il corpo della piena di grazia, che non l'ha mai persa, quindi che è arrivata al termine della vita, cioè che lo Spirito Santo che ha iniziato a abitare al momento della concezione, non l'ha lasciata manco un istante. Non, ci dobbiamo pensare a questa cosa, eh? Non c'è nessun'altra creatura a cui è successo questo. Noi appena concepiti, questo insegna la Chiesa, anche se spero che tutti ci credano ancora, appena veniamo infusi nello zigote, contraiamo il peccato originale e non ci abbiamo la grazia, eh? Altrimenti non dovremmo essere battezzati. Quindi, appena concepiti, perdiamo la grazia. Primo incidente. Poi riceviamo il battesimo.
Ma proprio non perde più la grazia, tocca sta tutta la vita senza commettere manco un peccato mortale. C'è stato qualche grande uomo e qualche grande santo che ce l'ha fatta, insomma, ma non è molto frequente. Quindi generalmente nella vita anche di una persona, ma anche di gente che è diventata poi grandissimi santi, ci sono stati dei periodi di blackout più o meno lunghi di grazia, capito? Un giorno, una settimana, 2 anni, 3 anni, 10 anni, che ne so. Invece la Madonna la grazia l'ha ricevuta e l'ha mantenuta sempre e integralmente. Quindi ti pare che giunge al termine della vita terrena una stracolma di grazie, che se era stracolma al momento dell'Annunciazione, figuriamoci al tempo della sua assunzione, che la tradizione della Chiesa, cara sicuramente alle suore che gestiscono la radio, cioè che sono francescane, la corona francescana la individua in 72 anni, cosa molto verosimile, insomma, sulla base soprattutto delle testimonianze che abbiamo circa l'attività apostolica di San Giovanni, che non ha cominciato a muoversi se non dopo un certo periodo, presumibilmente il periodo in cui ha dovuto non prendersi più cura della Madonna, perché la Madonna non stava più sulla terra, insomma, no? Come gli aveva raccomandato Gesù sulla croce. Quindi, ti pare che questo corpo diventa cibo per i vermi o debba essere ridotto in cenere? Quindi, è una domanda abbastanza retorica per San Roberto Bellarmino, che ci viene girata però, no? Perché possiamo pensare, anche se oggi dobbiamo credere al dogma, dice, ma se supponiamo per assurdo che non fosse vero, ma io posso concepire una creatura del genere che diventa cibo per i vermi, o cenere, o un mucchietto di cenere? Poi, parimenti, San Francesco di Sal, dopo aver asserito che non è lecito dubitare che Gesù Cristo abbia seguito nel modo più perfetto il divino mandato col quale ai figli si impone di onorare i propri genitori, si pone questa domanda: ma chi è quel figlio che, se potesse, non richiamerebbe alla vita la propria madre e non la porterebbe dopo morte con sé in paradiso? È bello questo qui, no? Fa capire tante cose. Attenzione, dice, se potesse. Ma Gesù non è onnipotente, non potrebbe farlo con tutti, è certo, ma a parte che non tutti sono la sua madre naturale, ma perché poteva farlo con la madre? Perché la madre stava in condizione di poterglielo far fare, perché per quale motivo sarebbe dovuta andare al sepolcro e corrompersi colei che non ammise mai dentro la sua anima il principio della corruzione, il motivo per cui stiamo nel sepolcro, che è il peccato. Io vorrei tanto essere come dire, uno spirito, diciamo così, uno spirito capace di vedere nei cuori e vedere quante volte quando andiamo a un funerale, oltre che addolorarci certamente per tante cose, che è normale, anche doveroso, uno pensa, questa bara che sto vedendo davanti, sopra c'è scritto solo una cosa: peccato dell'uomo. Non c'è scritto nient'altro, se no quella cosa lì non si sarebbe mai vista. E le imprese funebri sarebbe stato un lavoro non conosciuto tra i figli degli uomini, non ci sarebbe proprio stato. Con tutto il rispetto per quei santi uomini, insomma, che onestamente si procurano del necessario per vivere attraverso questo lavoro, che è un lavoro dignitosissimo, no? Però non molto amato purtroppo per ovvie ragioni, ma non ci sarebbe stato. Non ci sarebbe stato. Sant'Alfonso Maria dei Liguori, prosegue Pio XII, scrive: Gesù preservò il corpo di Maria dalla corruzione perché ridondava in suo disonore che fosse guasta dalla putredine quella carne virginale di cui egli si era già vestito. La putredine. Chiarito però ormai il mistero che è oggetto di questa festa, non mancarono i dottori, sto proseguendo la lettura, i quali piuttosto che occuparsi delle ragioni teologiche, dalle quali si dimostra la somma convenienza, vedete il termine che usa Pio XII, dell'assunzione corporea della Beata Vergine Maria in cielo, rivolsero la loro attenzione alla fede della Chiesa, mistica sposa di Cristo, non avente né macchia né grinza, la quale è detta dall'Apostolo colonna e fondamento della verità. E appoggiati a questa fede comune, ritennero temeraria, per non dire eretica, la sentenza contraria.
apro parentesi, una sentenza è temeraria quando va contro, si dice temeraria quando va contro l'opinione comune degli autori maggiormente probati. E questo, insomma, sarebbe bene ricordarselo, nel senso che prima di aprire bocca e dare fiato, specialmente in campo teologico, noi dobbiamo conoscere il pensiero dei giganti, cioè tu chi sei per andare contro l'autorità di quattro padri della Chiesa, per esempio, che sono concordi su una sentenza? Chi te credi di essere? Quattro padri della Chiesa sono quattro padri della Chiesa. Tu non puoi andare contro, non lo so, l'autorità di, per esempio, Sant'Agostino, San Tommaso e Francisco Suarez su un punto, così. Se non è ancora una verità di fede definita, non è detto che quella sentenza sia vera. Ecco. Però andarci contro senza solidissime buone ragioni si dice dottrina temeraria. Poi invece è eretica quando una dottrina contraddice esplicitamente a qualche verità di fede, negandola, impugnandola, contraddicendola, eccetera. Proseguo. Infatti San Pietro Canisio, fra non pochi altri, dopo aver dichiarato che il termine assunzione significa la glorificazione non solo dell'anima ma anche del corpo, e dopo aver rilevato che la Chiesa già da molti secoli venera e celebra solennemente questo mistero mariano dell'assunzione, l'abbiamo visto, l'abbiamo accennato nella puntata precedente, tutte quante le festività liturgiche orientali e occidentali che già da tempo celebravano la festa dell'assunzione di Maria in cielo, dice: questa sentenza è ammessa già da alcuni secoli ed è issata talmente nell'anima dei più fedeli, e così accetta tutta la Chiesa, che coloro che negano che il corpo di Maria sia stato assunto in cielo non vanno neppure ascoltati con pazienza, ma fischiati come del tutto pertinaci o del tutto temerari e animati da spirito non già cattolico ma eretico. Capite? Quindi chi si azzarda a dire che la Madonna non è stata assunta bisogna fischiarlo. Questo lo scrive San Pietro Canisio, non l'ha detto Don Leonardo, neanche il Papa, insomma, no? Quindi deve essere fischiato, viene fischiato, lo dice, ma proprio, ecco. Bene, contemporaneamente il dottore Simio, cioè San Pietro Canisio, così chiamato, come dimostra, posta come norma della Mariologia che i misteri della grazia No, il dottore Simio, attenzione, ho avuto un lapsus, il dottore Simio è Francisco Suarez, non San Pietro Canisio, con tutto il rispetto di San Pietro Canisio, ma il dottore Simio veniva chiamato il grande, l'ho appena citato, Francisco Suarez, una delle più grandi autorità in assoluto che ci sia mai stato in campo teologico, grande interprete di San Tommaso, grandissimo gesuita, ecco, che per secoli è stato, come dire, veramente un punto di riferimento del pensiero teologico. Il dottore Simio posta come norma della Mariologia che i misteri della grazia che Dio ha operato nella Vergine non vanno misurati secondo le leggi ordinarie, è chiaro, ma secondo l'onnipotenza di Dio, supposta la convenienza della cosa in se stessa ed esclusa ogni contraddizione o ripugnanza da parte della Sacra Scrittura. Cioè la Madonna noi non possiamo considerarla e guardarla secondo le leggi ordinarie, perché di ordinario nella Madonna, salvo la vita comune che faceva con straordinarissima santità ed umiltà, nascondendo tutto lo straordinario in cui lei, cioè per lei lo straordinario era l'habitat naturale in continuazione, ma adesso non c'è niente di ordinario, niente. Il suo matrimonio non è ordinario, d'accordo? Perché è stato un matrimonio sui generis, il fatto che è stata concepita senza peccato originale non è ordinario, il fatto che è stata fecondata per opera dello Spirito Santo non è ordinario, il parto virginale non è ordinario, e tante altre cose, insomma, no? La pienezza di grazia non è una cosa ordinaria, ecco. Solo per dirne qualcuna, perché poi sono molte cose straordinarie in Maria che le conosce lei e la Santissima Trinità, giustamente, perché vanno custoditi come segreti tra di loro, perché si conoscono bene, si sono amati perfettamente, no? Quindi Suarez dice: attenzione, i misteri della grazia che Dio ha operato nella Madonna non vanno misurati secondo le leggi ordinarie e comuni, ma secondo l'onnipotenza di Dio.
Cosa vuol dire? Vuol dire che se Dio una cosa, se c'è una cosa straordinaria nella Madonna da attribuire all'onnipotenza di Dio, cioè se Dio una cosa straordinaria la può fare alla Madonna, la fa. Punto. Perché in lei non c'è nessun tipo, come dire, di controindicazione al dispiegarsi pieno della divina onnipotenza, a differenza di tutte le altre creature. Proseguo la lettura. Escluso ogni contraddizione o ripugnanza da parte della Sacra Scrittura, fondandosi sulla fede della Chiesa tutta, circa il mistero dell'Assunzione, poteva concludere che questo mistero doveva credersi con la stessa fermezza d'animo con cui doveva credersi l'Immacolata Concezione della Beata Vergine. E già allora riteneva che queste due verità potessero essere definite. Stiamo parlando di secolo, dunque Suarez, tra il XVI e il XVII, d'accordo? Non molto oltre, eh? Adesso non ricordo precisamente, posso un attimo fare una, dato che stiamo davanti al computer per ragioni di trasmissione, vedere un attimino. Ecco qua, 1548-1617, tra il XVI e il XVII secolo. Quindi, ben quasi tre secoli prima, anzi, sì, tre secoli prima della definizione del dogma della Immacolata e quattro secoli prima dell'Assunzione. Lui riteneva che già allora potessero essere definiti tutti e due. Quindi, allora, ora leggo un ultimo paragrafetto, dice, ma tutte queste ragioni, e considerazione dei santi padri e teologi, hanno come fondamento ultimo la Sacra Scrittura, la quale ci presenta l'anima madre di Dio unita strettamente al suo figlio divino e sempre partecipe della sua sorte. Per cui sembra quasi impossibile figurarsi che dopo questa vita possa essere separata da Cristo, non diciamo con l'anima, ma neppure col corpo. Colei che lo concepì, lo diede alla luce, lo nutrì col suo latte, lo portò fra le braccia e lo strinse al petto. Dal momento che il nostro Redentore è figlio di Maria, non poteva, come osservatore perfettissimo della legge divina, non onorare oltre l'Eterno Padre anche la madre diletta. Potendo quindi dare alla madre tanto onore, ecco il principio di Suarez, può dare alla madre tanto onore e glielo dà, preservando l'immune dalla corruzione del sepolcro, si deve credere che lo abbia realmente fatto. Ora, quali sono questi luoghi della Sacra Scrittura? Concludiamo la puntata odierna con queste considerazioni, con la prossima volta cercheremo di chiudere se possibile la trattazione, salvo qualche appendice. Quali sono questi luoghi? In particolare va ricordato che fin dal secolo II Maria Vergine viene presentata dai Santi Padri come nuova Eva, sempre questo è l'argomento fondamentale. Genesi 3,15, quindi il parallelismo tipologico Eva e Maria nuova Eva. Quindi, cosa fa questa nuova Eva? Riprendo la citazione della bolla. Strettamente unita al nuovo Adamo, sebbene a lui soggetta, in quella lotta contro il nemico infernale, che come è stato preannunziato nel Protovangelo, Genesi 3,15 di nuovo, questa ti schiaccerà la testa e tu la insiderai in calcagno, si sarebbe conclusa con la pienissima vittoria sul peccato e sulla morte, sempre congiunti negli scritti dell'Apostolo delle Genti, d'accordo? Quindi l'opera di Gesù era destinata a sconfiggere il peccato e la morte. San Paolo, e qui dovremmo ricordarlo bene, basta leggere il capitolo 5 e 6 della lettera ai Romani e la prima lettera ai Corinzi, tutti i brani citati qui, capitolo 15, versetti dal 21 al 26 e dal 54 al 57. Quando San Paolo parla della lotta contro il male di Gesù e del senso della sua missione, come dire, fa una trattazione congiunta. La lotta contro Gesù è contro il peccato, che è il pungiglione della morte, e contro la morte. Quindi l'opera di Gesù ha distrutto il peccato e la morte, non solo uno senza l'altro. Perché Gesù ha sconfitto il peccato dove? Dov'è che Gesù ha distrutto il peccato? Faccio un attimo di pausa, così chiunque deve rispondere nel cuore. Dov'è che Gesù ha distrutto il peccato? Nella passione e nella sua morte. Lì ha distrutto il peccato, l'ha inchiodato sulla croce. Dov'è che ha distrutto la morte? Il giorno della sua risurrezione. Non è che c'ho tanto a capirlo. La morte la distruggi se tu, la morte ti prende, ti attacchiappa e tu la superi, la vinci.
Nessuno può, cioè, se qualcuno è capace di tornare dal cimitero, ecco perché la risurrezione è stata sempre, come dire, la quintessenza dell'annuncio del Vangelo, capite? A prescindere cioè, capito? La vittoria sulla morte è l'atto divino per antonomasia. Allora, se questo è il senso del ragionamento, se l'opera di Gesù è congiuntamente diretta a sconfiggere il peccato e la morte, possiamo dire la Madonna il peccato l'ha sconfitto? Sì o no? Certo che l'ha sconfitto. Come? In due modi. Concepito senza peccato originale e condotta tutta quanta la vita senza commettere nessun peccato attuale. Tra l'altro, anche se questo è un di più, partecipazione alle sofferenze di Gesù in vista della redenzione dell'umanità e della distruzione del peccato. Giusto? Se ha sconfitto il peccato, può la Madonna non aver sconfitto congiuntamente anche la morte? Se l'opera di Gesù è congiuntamente sempre finalizzata a distruggere il peccato e la morte? Domanda retorica, la risposta è no. E infatti prosegue Pio XII, per la qual cosa, come la gloriosa risurrezione di Cristo fu parte essenziale e segno finale di questa vittoria sulla morte, così anche per Maria la lotta che è in comune col suo figlio, perché il nemico è congiunto, è il signore del peccato e della morte. Chi è che sta dietro l'uno e l'altro? Il signore della morte è chiamato Satana nella lettera agli ebrei, capitolo 2. Colui che della morte ha il potere, sconfiggere colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo. Quindi il signore del peccato, l'inventore del peccato potremmo dire, è il diavolo. Perché il peccato originale degli angeli è stato ben prioritario rispetto a quello degli uomini. E il signore della morte è sempre il diavolo. Quindi perché è attraverso il veleno del peccato che la morte è entrata dentro la razza umana. Quindi la morte di per sé, come dire, si capisca bene il senso, no? È il segno del trionfo del diavolo e della sconfitta dell'opera di Dio. Apparente, si capisca bene il segno, il senso, perché Dio non perde mai, ma della momentanea sconfitta. Cioè fino a quando Gesù non è venuto a compiere l'opera della redenzione e a distruggere la morte, noi sembravamo, come dire, spacciati. E se non avesse fatto questo, spacciati saremmo rimasti, D'accordo? Ecco perché non possiamo noi, come dire, non gloriarci per certi aspetti della nostra fede, pur nel doveroso rispetto di chi ancora non la riconosce come divina e cattolica. Ma noi dobbiamo rannegrarci assai, di tutto questo che... Quindi, così, quindi, per la qualcosa, come la gloriosa risurrezione di Cristo fu parte essenziale e segno finale di questa vittoria, così anche per Maria la lotta che è in comune col figlio suo si doveva concludere con la glorificazione del suo corpo virginale, perché come dice lo stesso apostolo, quando questo corpo mortale sarà rivestito dall'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è stata scritta: la morte è stata assorbita nella vittoria. In tal modo, quindi, la Madonna ha vinto il peccato nell'Immacolata Concezione e nella vita illibata e la morte nell'Assunzione. In tal modo l'augusta madre di Dio, arcanamente, sto proseguendo la lettura, unita a Gesù Cristo fin da tutta l'eternità con uno stesso decreto di predestinazione, questo ormai lo sappiamo, immacolata nella concezione, vergine libata nella sua divina maternità, generosa socia del divino Redentore, che ha riportato un pieno trionfo sul peccato e sulle sue conseguenze, alla fine, come supremo comunamento dei suoi privilegi, ottenne di essere preservata dalla corruzione del sepolcro, vinta la morte come già il suo figlio, di essere innalzata in anima e corpo alla gloria del cielo, dove risplende regina alla destra del figlio suo, re immortale dei secoli. Quindi il fondamento scritturistico è il protovangelo e i passi delle lettere di San Paolo, Romani, Primo Corinzi soprattutto, che affermano l'operazione congiunta di Cristo nell'opera della distruzione del peccato e delle sue conseguenze, compresa la più grave e l'ultima di esse, che è la morte.
Ecco perché Gesù e Maria, insieme nella vittoria contro il peccato, non potevano non esserlo anche nella vittoria sulla morte. Bene, per oggi ci fermiamo qui. Appuntamento alla prossima settimana per proseguire e forse concludere la trattazione del dogma dell'assunzione. La mia benedizione, Ave Maria.